Sono una quarantina i migranti della nave Diciotti che nelle prossime ore verranno accolti nelle prime diocesi italiane, tra cui quella di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Ci sono poi Milano, Terni, Narnia e Amelia, Capua, Frosinone, Veroli e Fiorentino e Firenze. Complessivamente le diocesi che hanno offerto disponibilità all'accoglienza sono oltre 40, insieme alla comunità Papa Giovanni XXIII e alla comunità Nuovi Orizzonti. A fare il punto della situazione con il SIR questa mattina è stato Don Ivan Maffeis, sottosegretario della CEI e direttore dell'Ufficio Nazionale delle Comunicazioni Sociali. Ciò che maggiormente ha colpito in questi giorni, ha detto, è la disponibilità generosa, gratuita e spontanea nelle nostre chiese locali. Noi non abbiamo fatto alcun appello. Un bel segno che contribuisce a raccontare l'altra faccia di un paese che non è solo diviso. Ma Face sottolinea anche il lavoro compiuto da Caritas Italiana, che ha provveduto a verificare le destinazioni dei profughi, facendo incontrare le storie di questi ultimi con la disponibilità offerta dalle chiese locali. Ad Arezzo dovrebbero arrivare 4 migranti.